Buongiorno ragazzi e benvenuti a questa nuova lezione. In questa lezione proseguiamo parlando delle vibrazioni sull'elica. Abbiamo visto nelle ultime due lezioni due fenomeni che portano problemi di vibrazioni sulle eliche e sulla struttura dell'aereo, il fenomeno della risonanza e il fenomeno dell'interferenza. Le vibrazioni però possono essere dovute anche ad altri problemi. Ad esempio, problemi costruttivi inerenti l'elica, un'elica costruita male vibra, oppure problemi di installazione e montaggio dell'elica. Abbiamo visto che le vibrazioni provocano dei problemi dovuti, ad esempio, a cedimenti strutturali, ma non solo, le vibrazioni producono anche grossi problemi di dispersione di energia. E quindi di aumento dei consumi da parte del velivolo. Andiamo in questa lezione a vedere due metodi per ridurre le vibrazioni dell'elica. Uno è il metodo dell'equilibratura. Equilibratura. L'altro metodo è il metodo del tracking. Un'elica deve essere ben equilibrata per provocare meno vibrazioni possibili. L'equilibratura può essere di due tipi. Può essere di tipo statico, realizzato con l'elica ferma, oppure può essere di tipo dinamico, realizzato con l'elica in rotazione. Anche l'equilibratura statica può essere fatta in due modi diversi. Uno è attorno all'asse di rotazione, quindi equilibratura attorno all'asse di rotazione, e un'equilibratura sul piano di rotazione. Andiamo a vedere meglio. In questa immagine vediamo un'equilibratura attorno al proprio asse di rotazione. Praticamente, se noi poniamo ad esempio un'elica bipala in posizione orizzontale su un sistema di equilibramento, la pala dovrebbe mantenersi perfettamente in orizzontale. Ma se una delle due pale ha una distribuzione di massa diversa rispetto all'altra, allora la pala che è più pesante o comunque quella pala in cui la distribuzione di massa è differente tende a scendere verso il basso. È necessario quindi trovare dei metodi per equilibrare l'elica. Come si può equilibrare l'elica? Si può fare in vari modi. Ad esempio, vediamo in quest'elica viene realizzato un foro, lo vediamo in questa posizione qua. Viene realizzato un piccolo foro all'interno del quale viene inserito un piombino, il cui valore è stato calcolato, che va a equilibrare il peso dell'elica. Un altro modo per equilibrare un'elica è ad esempio quello di utilizzare delle viti e delle ranelle di massa diversa attorno alla circonferenza di installazione, in modo da andare a regolare il peso. Se la differenza di massa è molto piccola e molto lieve, allora anche semplicemente verniciando un po' di più una pala si riesce ad equilibrare l'elica. L'elica, oltre che attorno al proprio asse, va equilibrata anche sul suo piano di rotazione. Quindi si pone l'elica su un sostegno e si valuta quale delle pale pesa di più. Anche in questo caso bisogna intervenire come abbiamo detto in precedenza. Per quanto riguarda invece l'equilibratura dinamica, questa è più complessa, va fatta con l'elica in rotazione. Che differenza c'è rispetto all'equilibratura statica? Nell'equilibratura statica si va a equilibrare la differenza di massa tra le varie pale,
o la distribuzione di massa tra le varie pale. Ma ciò non significa che quando l'elica sarà in rotazione sarà perfettamente equilibrata. È quindi necessario fare un'equilibratura anche dell'elica in movimento, perché le due pale non solo sono dotate di massa, ma anche di forma. Se le forme tra le pale sono anche di poco diverse, è possibile che una trazione rispetto all'altra pala sia diversa e che quindi nel disco di rotazione si generi una vibrazione. Ma per accertare che ci sia uno squilibrio di tipo aerodinamico, dobbiamo necessariamente mettere in moto l'elica e valutare l'entità delle vibrazioni che si vanno a sviluppare, per poi poter intervenire sulla pala che provoca lo squilibrio. Altra prova che viene svolta oltre a quella dell'equilibratura è il tracking. Il tracking in cosa consiste? Sostanzialmente si va a misurare la posizione relativa tra le pale. Se ad esempio abbiamo un'elica bipala e utilizziamo dei sistemi di riferimento, quindi utilizziamo un sistema di riferimento fisso in questa posizione qua, e poi andiamo a utilizzare un altro sistema di riferimento mobile, ad esempio un blocco di legno. Andiamo quindi a misurare la posizione della prima pala. Una volta che abbiamo misurato la posizione della prima pala, ruotiamo l'elica di 180 gradi e facciamo andare la seconda pala nella posizione che era occupata dalla precedente. E andiamo a vedere se la posizione è la stessa della precedente. Ovviamente non sarà la stessa identica, ci può essere una piccola differenza. Questa differenza è tollerata se è al di sotto di più o meno un sedicesimo di pollice. Oltre a questo valore, il rischio di incorrere in vibrazioni dannose è notevole. Nella figura invece di destra si ha sempre invece una prova di tracking in cui però andiamo a valutare l'angolo di calettamento delle singole pale. Noi ci aspettiamo che ogni pala abbia nella stessa posizione lo stesso identico angolo di calettamento. Allora possiamo utilizzare una strumentazione di questo tipo in cui andiamo a misurare in una certa posizione l'angolo di calettamento della pala, dopodiché facciamo ruotare la pala, in questo caso di 90 gradi, essendo una quadripala, e andiamo a far occupare la stessa posizione dalla pala successiva e andiamo nuovamente a misurare nella stessa identica posizione l'angolo di calettamento e ci aspettiamo che l'angolo di calettamento sia lo stesso. Se non è lo stesso, abbiamo necessità di andare a correggerlo in modo da renderlo uguale per tutte le pale. Ecco, questi sono quindi gli interventi che possiamo fare sull'elica, l'equilibratura e il tracking, per andare a ridurre il più possibile i problemi di vibrazione dovuti a difetti di costruzione dell'elica o a difetti di montaggio delle eliche stesse. E con questa lezione abbiamo concluso. Grazie per avermi seguito. Ciao ragazzi!